Non lo vedo, ma così estetico, sì. è vero, può dire, ma perché si dirigeva lui? Però c'è anche da fare un'eccezione per certi attori. Per esempio si diceva, mi ricordo quando ho cominciato e facevo il negro di Mez Marchesi, cominciato con Totò e lo dirigeva sempre Mattoli, che era stato soprannominato, parodiando il nome di un regista americano, Preston Nurges, cioè perché si voleva sbrigare, voleva fare tutto in pochi giorni. E allora lui piazzava la macchina Mattoli davanti a Totò e gli diceva principe, perché si dava del lei e lo si chiamava principe. Ecco, vada dove vuole, faccia quello che vuole. Che è una forma, sì, forse di rinuncia alla regia, ma di grande intelligenza. Io credo che molto di quello che amiamo di Totò lo dobbiamo a Mattoli, che ha avuto l'intelligenza, secondo me, di capire che il carrello, lo zoom, la gru erano delle intrusioni in una maschera che non aveva bisogno di nulla, che aveva bisogno di un panno nero dietro e doveva esprimersi. In qualche modo questo discorso può valere anche per sordi, cioè Alberto molte cose, quando ha fatto il regista, le ha abolite, ma non perché se ci metto un altro personaggio, se ci metto un altro attore, mi fanno ombra e faccio un film con Manfredi, ma no, perché un film con Tognazzi, no? L'ha fatto perché, non dico per essenzialità, perché non era una scelta artistica, ma per pigrizia. Io andavo